Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Continua il nostro viaggio di avvicinamento per raccontare scrittori in città. La kermesse dedicata ai libri in programma a Cuneo dal 17 al 21 novembre, che dopo l'edizione 2020 in streaming torna in presenza. Con poco meno di 200 incontri e la metà ancora online, l'edizione numero 23 è dedicata agli scatti, intesi come movimenti rapidi per poter tornare alla normalità in seguito a mesi di sospensione fisica e mentale. Quest'oggi con noi Paolo Crepè, psichiatra, sociologo, educatore, saggista ed opinionista, che presenta il suo nuovo libro Oltre la tempesta, edito da Mondadori, del quale ci parla in maniera più dettagliata. Io ho scritto un libro che è uscito a maggio che si chiama Oltre la tempesta, e credo che sia purtroppo tornato di grande attualità, perché la tempesta continua ad esserci e è ancora più forte, deve essere il desiderio e il sogno di riuscire a superarla. Quindi credo che tutta una serie di osservazioni, critiche, speranze che ho cercato di scrivere quelle pagine, credo che possono essere lette oggi con maggiore speranza, ma anche con molta, forse anche con molta drammaticità. Oggi con noi anche Shadi Hamadi, scrittore nato a Milano da madre italiana e padre siriano, che presenta il suo nuovo libro La nostra Siria grande come il mondo, scritto insieme al papà Mohammed, nel quale hanno raccontato la loro terra, appunto grande come il mondo, ma vista da vicino. È un volume che abbiamo deciso di mettere a fine di una trilogia che avevo iniziato nel 2013, sempre inerente alla Siria, col primo volume sulla storia della mia famiglia, il secondo su quello che significava l'esilio e questo terzo è l'impossibilità del ritorno. E quindi per mio padre una sorta di esordio all'alba degli 80 anni in libreria, dove racconta nei suoi capitoli la sua esperienza dell'esilio, ma anche di immigrato in Italia, legando ovviamente al tema quello che è il tema centrale, la Siria e questa guerra infinita. Il tema di quest'anno di scrittori in città è scatti, inteso come movimenti rapidi per uscire un po' da questo impasse fisico e mentale. Qual è il suo augurio per questi tempi incerti, per le nuove generazioni e per il mondo in generale? Che questi scatti siano in verità delle foto chiare che ci fanno invece fermare, non andare più veloce, ma nel profondo delle questioni, affinché si crei una sorta anche di solidarietà che possa essere trasversale, quindi internazionale. Si conclude per oggi il nostro viaggio di avvicinamento alla 23esima edizione di Scrittori in Città. La redazione vi dà appuntamento a domani per conoscere gli autori che si avvicineranno alla GRP.